tutto dal vivo. Va bene, e quando uno legge un bel libro o racconta una storia, poi a un certo punto gli viene un languorino. Ah sì, eh? Eh sì. Ma sentiamo, sentiamo un po' la trombetta. Eccolo! È il momento di Street Food con Anna. Chissà da dove arriverà il carrettino del giorno, ma chiediamolo, perché io vedo una nuova cuoca. Chi sei, da dove vieni e soprattutto cosa sono queste caramelle giganti? Ciao Anna, sono Gabriella e arrivo dalla Liguria. Sono caramelle fritte, però non sono esattamente caramelle. Prova ad assaggiarne una, aprine e assaggiane una. Che bella, una caramella molto invitante. Ha un profumino delizioso, ma non sono dolci, quindi sento odore, se non sbaglio, di zucchine e formaggio. Azzeccato? Verissimo, Anna. Voglio sapere tutto di come si realizzano queste caramelle, che si chiamano Barbajuan. Come mai si chiamano così? Barbajuan perché Barba in ligure significa zio. Ah. E Juai perché significa Giovanni. E quindi sì, il nome Barbajuan. Ma chi era questo zio Giovanni, scusa? Era un cuoco contadino dell'epoca che per non buttar via niente ha ripreso la pasta per le torte salate che facevano le nostre nonne e quindi con quello si è inventato queste caramelle. Ma meno male che c'era zio Giovanni. Allora iniziamo ad addentrarci bene in questa ricetta dello street food tipico della Liguria. Appunto, sì. Ma se Barba è per zio e zia, vale per tutte e due, per maschio e per la femmina? Vale per tutte allora e due. Allora io sono Barba Anna, come mi chiamano le mie nipoti. Allora, abbiamo iniziato con la farina. Aggiungiamo un po' di vino bianco. Ok. Ci aggiungiamo l'olio. Attenzione. Grazie. Questo qui è ancora un impasto proprio questo classico. Questo è l'impasto classico. Dopodiché... Olio extravergine d'oliva, mi raccomando. Levo. E l'acqua quanto basta per poter comporre un impasto morbido. Ok, mettiamo l'acqua e un pizzico di sale, suppongo. Assolutamente sì. Perfetto, dopodiché questo impasto va fatto riposare come tutti almeno gli impasti. Almeno okay. Un'ora lo facciamo riposare. Allora mettiamolo a riposare e naturalmente noi ce l'abbiamo già pronto e occupiamoci a questo punto del ripieno. Io ho detto zucchine, tu mi hai detto che ho indovinato. Assolutamente. E allora facciamo vedere la zucchina tipica della vostra terra. Come si chiama questa zucchina? Zucchine trombette, sono tipiche della Liguria. Però se non dovessimo avere questa a disposizione... Si possono utilizzare tranquillamente tutte le altre zucchine che trovate al mercato. Magari non quelle scure che sono un po' amarognole, diciamo quelle romanesche. Sono più acquose, quindi quelle più chiare vanno meglio. Sennò poi la ricetta non viene bene. Allora cosa facciamo? Anna, mi schiacci intanto le zucchine per cortesia, che prepariamo l'impasto da mettere all'interno. Andrebbero schiacciate calde, perché queste qui sono un po' fredde, sinceramente non è molto facile. Non è facile, e viene vero. Fatto proprio come un impasto appunto delle polpette, deve essere tritato benissimo. Poi sì. Dopodiché cosa ci aggiungiamo? Quindi a casa tritatelo, sì, che fate esatto. Prima. Se non sono calde. E ci mettiamo dentro la ricotta. Ah, che buona. Quindi... ricotta, l'uovo, perché lo vedo qua a disposizione, l'uovo, vado a intuizione. Vai. Naturalmente, parmigiano, ok, poi ci vuole anche del pecorino. Ah. E la ricetta originale porta anche il riso bollito. Ah, della serie sempre, come hai detto tu, che non sempre si butta che non niente, si butta quindi... via niente in cucina. Perfetto. Dopodiché e quindi io ci mettiamo anche una spezia che arriva direttamente da dove? Dal tuo orto, sì, vero? Dal mio orto, dal mio agriturismo, questo è la maggiorana, aspetta, ma no, io andavo. No, il timo è fatto diverso. È la maggiorana che ne mettiamo un pochino per dargli sapore. E questa all'interno. È proprio la particolarità, magari, di questo Barbajuan ligure, no? Sì. Sì, allora, sì, mentre tu finisci di preparare l'impasto, certo. Io voglio mostrare in grafica gli ingredienti, le dose esatte per realizzare quello che stiamo facendo qui in diretta, questa specialità ligure. Allora, l'impasto a questo punto ha riposato e qui bisogna darci dentro e chi meglio di te può farlo, perché insomma io non ci tengo grazie. Nemmeno, ci vuole il mattarello. E raccontami un quindi, po' di questo impasto, come deve essere? L'impasto deve essere bello morbido.
in modo tale da tirare, però sai, qui ci vogliono i muscoli, quindi... Infatti l'ho fatto fare a te, insomma, col mattarello senza andare in palestra proprio... ce l'abbiamo. E quindi... deve essere sottile, vero? Deve essere sottile. Adesso abbiamo fatto vedere come si tira esatto, però prendiamo quello, noi quello prendiamo già pronto, così già facciamo pronto. Vedere effettivamente come deve essere sottile, perché è quasi trasparente. Guardate che bello, la perfezione di questo impasto per i Barba Juai. E abbiamo anche il trito di zucchine e compagnia andante con già tutti pronto. I formaggi, che deve essere di questa consistenza, guardate, deve essere proprio bella morbida. E infatti, adesso arriva la parte più bella, cioè la realizzazione di queste meravigliose e sicuramente buonissime caramelle. Procediamo. Adesso le prepariamo insieme, vero Anna? Se proprio insisti. Allora, prendiamo un po' del nostro ripieno e lo mettiamo e facciamo dei mucchietti sulla pasta tirata. Brava, okay. Io lo faccio a mano perché sono abituata. Ma io perché quindi devo andare avanti con la trasmissione, non è carino poi dare delle carezze. Assolutamente no. Diciamo, con queste mani sporche che naturalmente pulirò. Okay. Adesso una volta adesso preparato cosa questo facciamo? Cosa facciamo? Mettiamolo più in primo piano così. Perfetto. Così loro possono inquadrarlo meglio, vediamo. Bagni adesso leggermente le mani. Anche tu, tieni. Sì. Ho preparato una ciotolina, vedi? E la chiudiamo in questa maniera, in modo tale che non si vada a rompere l'impasto, ok? Ah, ecco, perché fa da collante questa acqua. Fa da collante, esatto. L'acqua fa da collante. E poi la tagliamo con questa una rotellina. E poi facciamo fuoriuscire l'aria. Ma che sei caratteristica così, eh? E poi la tagliamo in questa maniera. Sì. E fammi vedere qual è poi il tocco finale, cioè che bisogna chiuderlo. Tocco finale che arricciamo un pochino la pasta e poi piano piano la giriamo e diventano delle caramelle. E adesso friggiamole allora, friggiamo. Lanciamole, vai, uno, due, le abbiamo fatte quattro. Vai Anna. E naturalmente quello poi va a occhio, quando diventano belle dorate sicuramente bisogna le nostre farle... caramelle, cioè meglio ormai Barba Juai che proprio invece al maschile, certo, rispetto a quello che ho detto io, saranno pronte, le mettiamo nel famoso cartoccio e la nostra ricetta. Grazie a Gabriella Carati, cuoca di campagna amica, è bella che è pronta. Io ti ringrazio moltissimo per averci fatto visita, grazie, per averci Anna. Portato anche le cose del tuo orto, e non mi resta che andare ad apporre un'altra etichetta. In questo caso andiamo in Liguria, a Ventimiglia, proprio al confine della Francia, ma naturalmente questa è una ricetta made in Italy. Chissà da dove arriverà il prossimo carrettino. Seguiteci, lo scoprirete.